Vabbè ragazzi, io vado che ci vado andare. Che Allora, dici? Oh? possiamo partire? Ho detto che c'è il Io microfono. sto già registrando, vai. Perfetto. Buon sabato, buon venerdì a tutti ragazzi. È bello essere con voi anche stasera. Con me c'è tutto il CNGA collegato, almeno credo che ci siano. Siamo qui, Alan, siamo qui, Siamo non qui, ci siamo vedi, ma qui. siamo qui, eccoci. Sì, Ah, ci sì. siamo. Ok, ecco, è bello non vedervi, è anche abbastanza rasserenatorio per me. Allora, quindi c'è Orso, c'è Luca, c'è Daniele e siamo qui a vivere insieme a voi un ultimo incontro del nostro Open Friday, un percorso che è durato diversi mesi. Allora, Luca, Daniele, Os, avete vissuto qualcosa in questo Open Friday? Vi ricordate qualcosa? Che hai cambiato scenario, dietro è totalmente Sì. diverso. Sì. E Sì, ci avevi un po' illuso. mi hai un po' accettato nello sconforto perché hai aperto dicendo buon sabato, oggi è lunedì e stiamo parlando del venerdì sera, quindi io sono un pochettino. Quindi, Luca, stai dichiarando che è una registrazione, non siamo in live. Luca, Siamo siamo perché? credibili. Perché era in live questa volta? No! Questa volta? No, neanche. Tutte le volte. Però se volete vado a mettere la cravatta, così autentifichiamo che sia sabato. Va bene, comunque, sì, è un altro Open Friday in vostra compagnia. Io ricordo ancora con piacere un Open Friday di Luca che sul cortocircuito che ha cercato di far saltare il tuo ufficio con delle prese. Ti ricordi di Luca? Sì, era un caricabatterie dell'auto. E fu 2 settimane l'auto divertente. non ha funzionato, vero Luca? No, No, ma il era l'auto caricabatterie. di Filippo Alba, non era la sua auto comunque. Ah, era quello in cui ho fatto lo scherzetto a Filippo. Bene. No, era di Gino che a un certo punto entrò, fece irruzione nel mio ufficio. Cosa stai facendo? Ok, invece io mi ricordo di Daniele un Open Friday che era per andare in chiesa, passavi dal letto alla colazione, eravate tu e altri ragazzi di Palermo, credo. Ecco, Sì, io sì. dopo quell'Open Friday mi sono chiesto se aveva senso ancora andare in chiesa. Non so se hai avuto anche tu questo No, no, riscontro. ci siamo divertiti, abbiamo paragonato un pochino l'andare in chiesa, tra virgolette, di una volta, quindi tipo un anno e mezzo fa, e andare in chiesa nel 2000, fine 2020, con la differenza, ma l'importante è essere chiesa, ecco. Esserci ora o virtualmente o di presenza, l'importante è esserci. Quello era il senso del messaggio e spero sia arrivato. Poi. Quindi è un po' l'esserci come ci siete voi con me questa sera. Sì, Esatto, oggi noi ci accendi il siamo, Alan. Ok, computer. voi Alan, ma ci se siete. ti giri intorno, cioè noi siamo lì, siamo a casa tua. Cioè, Ah, sì, infatti. siamo dietro l'arcobaleno, Alan. Ok, il problema è che a casa mia io sono di qua e di là c'è mia moglie con mio figlio, quindi se siete con loro, ecco, portateli a fare la spesa, aiutate mio figlio a fare i compiti, va bene. Forse, Open Friday, tu hai avuto la genialata di essere in sala regia, hai guidato tutte le fila, ma ricordo ancora un tuo open sulla figura della divinità e sulla umanità di Gesù Cristo. Oh, ma Giusto? va, anche bravo che se li hai guardati Hai una tutti. memoria Vero, incredibile. eh? Io me lo sono Guarda, è un dimenticato, gigante. ma tu te lo sei ricordato. Cioè, me lo immagino, Alan, che si prende gli appunti degli Open Friday che secondo me non la fa. No, i compagnon l'hanno fatto, i giovani anche, e Alan per essere in linea, diciamo. Tutti. Poi ci Me li passi gli ricordo. appunti. Ovvio, ve li passo, tutti salvati in Excel. Allora, un'altra cosa. Sta arrivando l'estate, anche se oggi che è lunedì, ormai l'abbiamo detto, Luca, è lunedì, non è venerdì. Oggi a Padova piove di brutto, non so se anche da voi, ma è arrivata l'estate. Pure a Firenze, Anche a Firenze piove? ininterrottamente da giorni, cioè io sembra di vivere a Londra. Posso Com'è dirvi il clima che in Sicilia? ci Com'è il clima qui a sono. sud? Esatto, posso dirvi che qui a Palermo ci sono circa 28 gradi e che è tempo di mare e di altre cose. Cioè, posso farvi rosicare almeno in Grazie questo? Dani, ci fa Prego. del bene. Guarda, qui a Bari sono andato a prendere mia figlia a mezzogiorno, 32 gradi, mi giro, apro la finestra, vedo il mare di fronte. Allora, Ah. Luca, ti posso chiedere una Grazie, cortesia? La prossima batteria, invece di prenderla a Gino o a Filippo, gliela prendi a Daniele o a Host, però te la Teos. tieni, non gliela restituisci, va bene? Esatto.
Allora, vai. Comunque si parlava, Daniele, di Sicilia. La Dall'8 al 15 Sicilia. agosto, 8-15 agosto, Campo Sì, GA. Dove saremo? io vi aspetto da Mario, prima o poi verrebbe da dirmi, però ok. Ci vediamo da Mario, ragazzi, a Valle Grande, nella bellissima location di Valle Grande, nel verde, nella natura incontaminata. Poi c'è Mario, che voglio dire, è una garanzia. Per chi lo conosce, sa già che è una garanzia. Per chi non lo conosce, vale la pena farlo. Quindi venite. Cioè, solo per Mario dovete partecipare. Quindi vi aspettiamo in Sicilia perché la Sicilia è roba, è tanta roba. Merita. Dani, su Yeah. Mario, il mitico Mario Arena, vi racconto un aneddoto di 30 secondi. Durante un ritiro spirituale, una sorella di chiesa chiese a Mario qualcosa di integrale. Mario gli portò una mozzarella. La sorella disse: "Ma non comprendo bene." Lui gli ha risposto: "È una nuova mozzarella, è una mozzarella integrale." La E sorella rimase Mario. perplessa, disse: "Ma se lo dice Mario, io accetto e mangio." Ecco, Mario propose la mozzarella integrale, perché si dimenticò di cucinare la pasta integrale per la sorella. Ecco, ragazzi, Questo è Mario. questo è Mario. Allora, invece, Senti, Luca, ma ci aveva 8. messo il sugo nella mozzarella integrale, che mai. Non me lo ricordo, io mi ricordo sta mozzarella bella, bianca, però ecco, non era integrale, fidatevi. Allora, Luca e Oss, invece, dal 21 al 28 agosto, voi dove sarete? Campeggio Compagnon, fantastico, la location è fantastica. Abbiamo fatto lì il campeggio dell'anno scorso dei giovani, doveva esserci nello stesso luogo il campeggio Compagnon che purtroppo abbiamo dovuto rimandare a causa del Covid, ma il posto è fantastico, vero Luca? Sì, una cosa anche meteorologica proprio, no? Sta piovendo tutto adesso, almeno qui al nord, quindi a differenza dell'anno scorso che piove molto, però abbiamo fatto il bagno in piscina lo stesso, cioè ci fu un momento proprio in cui non se ne poteva così tanto più dell'acqua che fui io, credo, il primo a uscire fuori mezzo vestito e a catapultarmi nella piscina che era lì e ci sfidava, praticamente ci guardava la piscina come a presa in giro. Poi da quel giorno abbiamo cominciato a giocare a pallavolo. A fare bagni, partite di ogni tipo sotto l'acqua, però quest'anno la sta piovendo tutta adesso, quindi sarà bellissimo rivederlo, rivederci la tela senza acqua. Come ospite abbiamo un ospite d'eccezione, ha confermato, giusto Alan? Confermato, è un Jonathan, ma non so se ha confermato Jonathan Breccia o Jonathan Madrid, però uno dei due ha confermato, non mi ricordo chi dei due. L'importante è che sia un Jonathan. Portiamo un Esatto. Jonathan, Tra dai, va l'altro, bene. Alan, secondo me cioè possiamo dire che ci sono già degli iscritti, quindi ci siamo. In entrambi i campeggi, quindi sia giovane che compagnon, abbiamo già degli iscritti, anzi aggiungo qualcosa in più, in quello compagnon stanno finendo i posti in camera, quindi affrettatevi perché l'alternativa è dormire in camera o con me o con Luca o con Osse, con le nostre famiglie, però O con ecco, non... o Mario. con Mario, ma ripeto, Oh. forse con Mario è la soluzione più drastica di tutte, va bene? Senti, ma possiamo dire qualcosa dei servizi bellissimi che faremo quest'anno? No, di quelli bellissimi che abbiamo fatto l'anno scorso? Sì, delle uscite, delle escursioni, la passeggiata in mezzo ai fiumi, in Allora, fondo al Luca, canyon. quello era un canyoning incredibile. Ci dissero, per fare il canyoning ci vuole almeno il nuvoloso, quindi pioggia no. Luca, ti ricordi il primo giorno quant'acqua cadde? Infatti sembra il canyoning, dicevano che fosse sotto, invece arrivava tutta da sopra l'acqua. C'erano dei ruscelli che ti venivano incontro e l'abbiamo rimandato. Però fu bellissima, anche la passeggiata sotto quel diluvio fu piacevole, fu Poi bello, abbiamo vissuto anche, se ti ricordi, siamo andati sul lago di Iseo. bellissimo. Abbiamo preso la barca, siamo andati fino all'isola. È stato stupendo. Allora. Mi ricordo Massimo Galarza insieme a Arturo che ballavano al porto, una scena indimenticabile. Sì. Sono loro che sono stati arrestati? Sì, Sì. allora. Sì, effettivamente credo che siano loro. No, non era Massimo, fu Sandra che fu presa dalla guardia costiera del lago No, e non fu Massimo, rimpolpata. fu Sandra. Loro stavano ballando, mentre invece Sandra tentò di arrivare all'isola insieme ad altri ragazzi e si avvicinò alla guardia costiera per dirle cosa fate, tornate, arriva.
Ecco, allora, questa è un'ottima pubblicità per un campo GA, grazie che avete evidenziato gli aspetti più belli e li abbiamo utilizzati per dire venite al prossimo campetto. Tranne Quindi, allora, Sandra. tranne Sandra No, la non è boss. vero. Dai, Sandra, io come facciamo senza? Comunque è stato bellissimo, ragazzi. Anche le meditazioni la mattina, la sera intorno al fuoco sono state molto belle. Il venerdì sera, l'ultima serata è stata molto bella. Insomma, abbiamo fatto un sacco di roba bella. Io, a parte gli scherzi, sono stato felice di esserci io, non come campista, ma anche se ero l'ospite spirituale, quindi mi metteva un po' di ansia, però me lo sono proprio goduto, il verde, l'ambiente, il posto, che poi dai, alla fine è stato veramente bellissimo, a parte un po' di pioggia, però è andata alla grande. Eh sì, quindi prossimi campeggi, quindi dall'8 al 15 a Valle Grande con ospite Daniele Passaretta, dal 21 al 28 agosto con ospite un Jonathan, a voi capire chi dei due, e poi niente, finirà il 28 agosto e a settembre vorremmo ripartire con gli Open Friday. E ci stanno nascendo alcune idee un po' bizzarre che non vi anticipo, però sono Esatto. sicuro che avremo per il prossimo anno degli ospiti di eccezione. Quindi noi ci fermiamo qui, vi ringraziamo per quanto abbiamo vissuto e per fermarmi vorrei chiedere a voi un aggettivo per descrivere questi primi mesi del 2021, pensando alla GA, al dialogando che abbiamo vissuto, a quello che sono stati gli Open Friday, ai campeggi che arriveranno. Fermiamoci con un aggettivo, se vi vengono in mente, tra cui il silenzio. No, 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 ci sto pensando, Vabbè, Adam, Anna, che questa l'hai c'è? fatta Ce difficile. Cioè, l'hai io ancora piazzata devo. così, voglio Beh, dire, un poi voglio attimo. dire, l'aggettivo è anche grammaticalmente parlando. Io sto cioè, nella testa, sto andando a rivedere cos'era l'aggettivo bianco. Stimolante si può dire, perché io No, è un apprezzo tanto le avverbio. rubriche di... Oh, porca miseria, Speranzoso. accettano lo stesso, va bene. No, Allora. perché ho accettato, senti a me, ho apprezzato moltissimo gli ospiti di Dialogando, no? Quindi Saverio, Roberto, Samuele sono stati bravissimi, secondo me, quindi mi hanno stimolato parecchio. Senti, ma petaloso? Anche Petaloso, Sì. guardate che l'Accademia della Crusca l'ha inserito qualche tempo fa, quindi mi va bene anche Petaloso. Oppure speranzoso, dai, che non vede, nel senso che non vediamo l'ora di incontrarci anche di persona. All'inizio è stato bello, ma speriamo di stimolarci in presenza. Ok, Orsa, te ne viene in mente uno oltre a Panzerotto e Burrata, visto che ora sei a Bari? Me l'ha rubato Luca, avevo detto speranzoso fo poco fa, speranzoso perché non vediamo l'ora di rivivere quello che abbiamo lasciato qualche tempo dietro. Allora, su questo tempo addietro, io mi fermo con uno dei miei testi biblici preferiti e ve lo dedico in ottica dei campeggi, si trova in Filippesi. Capitolo 2, versetto 13 e 14, che dicono: Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quindi, con la speranza di abbandonarci tutte le spalle, questo periodo veramente complicato, sono desideroso di vedervi ai campeggi quest'estate. Correndo, divertendoci con la voglia di stare insieme. Io mi Amen. fermo qua. Vi ringrazio, è stato bello Grazie a te, Alan. Grazie, vedervi. Alan. Grazie a voi. Un bacione, salutate le vostre famiglie e ci vediamo presto, ok? Ci vediamo quest'estate, ragazzi. Ciao Ciao, ragazzi, ci si belli. vede lunedì. Era martedì. Che giorno ci si vedeva? Luca si è confuso. Ok. Ciao ragazzi. Comunque buon sabato, io la butto lì, dico, Ok. fa Luca, sempre ricordati che tu devi essere su il 21 agosto. 2021, Luca, 2021. Ah, abbiamo fatto questa coincidenza di date anche così si ricordava bene. Hai Ma l'avevo fatto visto? solo per Grande, grazie. Ma te. davvero devo essere su? Ok. Sì, Luca, devi essere su, è vero, non è una battuta. Posto, ci sarò. Ok. Bene. Ecco, usiamo questo termine, ci sarò. Ciao ragazzi, a presto. Ciao ciao. Ciao. Ciao.